zona dell'opportunità e di Sesto e della possibilità di rendere Sesto una città attrattiva. Una città attrattiva dove però ancora c'è un'offerta politica che non è attrezzata a questa attrattività. Penso all'amministrazione uscente e penso alla grande parte del centro-sinistra. Come vedi questa sfida di poter ripensare la tua città in modo da poter essere attrattiva e da avere una fisionomia che permanga attrattiva negli anni? Allora, fatto l'esempio dell'università, in realtà le ragioni per cui Sesto è attrattiva sono anche altre, dal recupero delle aree parche, che sono la più grande opera di recupero urbanistico d'Italia di sicuro e forse d'Europa, a un tessuto industriale che una volta era più ricco, ma ancora oggi abbiamo la Campari, abbiamo la Coca-Cola, abbiamo l'Heineken, la BPI, la Vetro Balsamo, adesso sicuramente qualcuno me ne sto dimenticando. È una città molto infrastrutturizzata, tra i della metro, un'altra in costruzione, fermata in costruzione da anni, si parla del prolungamento della Lilla, quindi questa è una città che per assurdo, anche se non è capoluogo di provincia, è tra due capoluoghi di provincia, tra, diciamo, nell'area più ricca d'Italia. Ed effettivamente hai ragione, si potrebbe fare molto di più. Ora, io non è che non voglio più di tanto entrare nel merito della domanda, luogo che ci ospita ci impone di essere molto alti a livello di risposte e non entrare nella semplice propaganda politica. Però è evidente che i temi che ha anche anticipato Giulia, quelli che ho fatto io in premessa, sono i temi di fondo, cioè quello che alla fine, a nostro avviso, i cittadini hanno bisogno sono servizi all'altezza per essere competitivi con quello che avviene qui intorno, quindi dalla mobilità, dal recupero anche dell'importanza delle associazioni culturali e sportive. A Sesto queste sono delle entità che sono sempre state molto importanti. All'incirca ci sono, quante erano, 290 le associazioni, soltanto quelle censite, che è un numero esorbitante rispetto alla popolazione di Sesto San Giovanni, che stiamo parlando di 80.000 persone. Quindi le ragioni per cui Sesto può essere attrattiva in realtà ci sono già, in parte derivano dalla sua fortunata collocazione geografica, in parte derivano dalle sue caratteristiche. Quello che manca effettivamente è saper mettere a fattor comune tutte queste cose ed evitare che ciascun settore, ciascun pezzettino vada sparso senza una politica, una visione complessiva e una visione coerente. Spero di essere stato sufficientemente chiaro per la risposta.